La Divina Commedia è il racconto del viaggio fantastico nell'aldilà con cui Dante vuole indicare agli uomini la strada da percorrere per fuggire le passioni terrene e giungere all'illuminazione della fede, passando attraverso la consapevolezza e l'espiazione delle colpe. Perduto nella foresta oscura del peccato, il poeta intraprende un cammino salvifico nel quale sarà guidato attraverso l'inferno e il purgatorio da Virgilio, simbolo della ragione umana. Quindi, attraverso il paradiso, da Beatrice, simbolo della scienza divina. La prima parte del viaggio si svolge attraverso l'inferno, un'enorme voragine a forma di cono rovesciato, suddivisa in 9 cerchi dove sono collocati i peccatori, costretti a espiare le proprie colpe con terribili pene. Giunti al centro della voragine infernale, dov'è conficcato Lucifero? Aggrappandosi al manto del terribile demonio, Dante e Virgilio scendono attraverso un tunnel che li conduce all'aria aperta, ai piedi del Monte del Purgatorio. Da qui, dopo la terribile discesa, possono finalmente salire verso la salvezza. Finalmente uscito dal baratro infernale, un'atmosfera completamente nuova si presenta agli occhi del poeta. Il paesaggio è solitario e silenzioso. Il cielo stellato si illumina a poco e il Monte del Purgatorio si erge maestoso dalle acque del mare. Dante e Virgilio si avviano su per la montagna e attraversano una prima zona che funge da vestibolo, dove incontrano le anime dei morti scomunicati e di coloro che tardarono a pentirsi delle proprie colpe. Questi dovranno attendere a lungo prima di poter accedere alla purificazione. Superata una valle fiorita, i poeti giungono alla porta del purgatorio. Qui un angelo incide con una spada 7 pi sulla fronte di Dante, simbolo dei 7 peccati capitali che trovano espiazione nelle 7 cornici del monte. Dopo aver scalato le 7 cornici, Dante e Virgilio giungono sulla cima del Monte Purgatorio, nel paradiso terrestre. Questo è il luogo dove le anime, dopo essersi purificate, tornano alla condizione di innocenza originaria. Qui Virgilio si deve congedare per affidare Dante a una guida più degna. Su di un carro trionfale appare Beatrice. Sarà lei a condurre il poeta, ormai libero dal peccato, verso la beatitudine del paradiso. Sulla vetta del purgatorio sta sorgendo il sole quando Dante si accorge di non trovarsi più sulla terra, ma di volare insieme a Beatrice verso il terzo regno. Il paradiso è composto da 9 cieli, ognuno dedicato a un pianeta o a una stella. Dante e Beatrice giungono al primo cielo, quello della luna. Qui incontrano le anime degli uomini pii che, forzati dalla volontà altrui, vennero meno ai voti fatti in vita. Nel cielo di Mercurio trovano poi le anime di coloro che in vita conquistarono buona fama con le proprie azioni. Qui Dante incontra l'imperatore Giustiniano, simbolo dell'equilibrio perfetto tra impero e chiesa. Salendo, Dante e Beatrice entrano nel cielo di Venere, dove trovano le anime degli spiriti amanti. Nel cielo del sole appaiono poi i grandi filosofi del Medioevo. Qui San Tommaso e San Bonaventura rivolgono un'ampia lode ai fondatori degli ordini mendicanti, San Francesco e San Domenico. Improvvisamente Dante si accorge di essere giunto al cielo di Marte. Qui si trovano le anime di coloro che morirono combattendo per la fede, tra cui Cacciaguida, lontano parente di Dante. Dal suo racconto emerge l'immagine dell'antica Firenze, ancora piccola, sobria e onesta. Nel cielo di Giove si trovano poi le anime dei sovrani giusti, dal re Davide a Traiano, l'imperatore romano convertito a Dio. Giunto al cielo di Saturno, dedicato agli spiriti contemplanti, Dante vede comparire dinanzi a sé una scala d'oro, attraverso cui entra nel cielo delle stelle fisse, dove le anime cantano le lodi di Cristo e della Vergine. Avvicinandosi a Dio, il poeta deve sostenere un ultimo esame prima di entrare nel nono cielo, dove appare una prima immagine della divinità, un punto luminoso circondato da 9 cerchi di luce. Dante può ora accedere all'Empireo, cielo spirituale al di sopra di quelli materiali. Beatrice si allontana e il mistico San Bernardo conduce il poeta fino al cospetto di Dio.
Qui può finalmente sostenere la visione della luce divina, fino a fondersi con essa e carpire i misteri della divinità.